Ciao ragazze, allora mi rendo conto che state aspettando questo video da un secolo, ma finalmente, incredibile ma vero, vi sto per fare il video haul delle cosine che ho preso a Londra e poi di un sacco di altre cosine che mi sono arrivate dai vari brand e quindi sono sommersa letteralmente da robine nuove che voglio farvi scoprire. Iniziamo subito da quello che mi ha spedito la Benefit. Alcune cosine mi hanno spedito loro, altre le ho richieste io specificatamente e quindi vi faccio vedere un po' che cosa c'è nel sacchetto Benefit. Prima cosa è il Professional e questo io già ce l'ho, ma questa è la versione mini, tipo la versione tascabile da viaggio, che insomma in estate è utilissima perché non vogliamo portarci dietro un sacco di roba, specialmente io nella valigia sono sempre oltre con i chili, ma questo è un altro discorso. E questo, questo è un primer, è uno dei migliori primer veramente che io abbia mai provato e si mette appunto prima del fondotinta, ma lo sapete tutte benissimo e ti toglie tipo l'effetto dei pori dilatati e delle varie imperfezioni. Poi questo l'ho chiesto io perché volevo un sacco provare questo fondotinta, questo è il Hello Flawless Oxygen Wow ed è appunto un fondotinta liquido, un fattore di protezione 25, dicono sia molto molto leggero, lascia traspirare la pelle, ha un range di colorazioni molto ampio, quindi sono riuscita anche a trovare questo che è la tonalità più chiara, gliel'ho detto, quella della Benefit, vi prego, la tonalità più chiara possibile, immaginabile, che esista al mondo, e quindi questo mi hanno spedito che è la più chiara, il colore è Ivory ed è infatti è perfetto per me il colore, ma non l'ho ancora, l'ho solo testato per vedere il colore, ma non l'ho ancora provato, quindi vedrete sicuramente in un video prossimamente il risultato sulla mia pelle. Poi mi hanno spedito, questa è un'altra novità credo per l'estate, è uno stick praticamente che ti toglie l'effetto lucido sulla pelle, questo è molto interessante devo dire come prodotto, perché non so se esiste una cosa simile sul mercato veramente. No, non ha un profumo particolare, io uso sempre tutti i prodotti, anche quelli che non hanno profumazione. E questo non so come si usa esattamente, devo veramente leggere perché non ho mai visto un prodotto del genere, però mi interessa molto come effetto, perché sapete che ho la pelle lucida e in estate veramente, cioè se non vivo con le salviettine Sorbisebo praticamente sempre in un range di mezzo metro da me, appunto sono disperata, e quindi vediamo se questo può andare a sostituire le salviettine Sorbisebo che tanto amo e voi lo sapete. Poi mi hanno spedito questo che è un Shine Vanishing Pro Powder e sarebbe, credo, però la confezione è stranissima, cioè io vi giuro che non mi spiego veramente l'uso di questo prodotto, tutta roba strana, e anche la chiusura è molto strana, quindi devo un attimino studiarmela questa cosa, forse non dovrei fare video haul con la roba appena l'ho ricevuta perché veramente non capisco, però sembra che sia una specie di cipria, una polvere, ah ok, si gira questa rotellina e poi esce il prodotto ed è, io credo che sia proprio sì, tipo una cipria opacizzante, nemmeno questo non ha particolare profumo, ma lo stick è molto particolare, voglio vedere com'è. Altra cosina che c'è, questo è il Hello Flawless, anche questo è un fondotinta, anche questo naturalmente è la colorazione più chiara che esiste, ma questo è un fondotinta in polvere, sto leggendo 3 ore la confezione per vedere se è un fondotinta in polvere, che già si vedeva. Questo però come colorazione è molto, nonostante sia il colore più chiaro, è un pochino giallo come sottotono, quindi devo vedere questo colore su di me com'è, la colorazione è giusta perché è chiaro, però devo vedere un attimino appunto il colore, perché se i fondotinta sono un pochino troppo gialli, su di me che ho la pelle rosa vengono fuori grigi, vi giuro, mi toglie proprio il, non lo so, mi dà un colorito che non è bello da vedere, ma non sono sicura che questo sia il caso di questo fondotinta, devo vedere, è molto molto chiaro e sono, specialmente in estate, sono sempre molto propensa a non usare fondotinta liquidi, specialmente in questo periodo che fa caldo, anche qui ad Amsterdam sono sempre un pochino più orientata verso i fondotinta in polvere. Poi, altra cosa, e questo già secondo me me l'avete visto usare in qualche tutorial, perché appena mi è arrivata letteralmente l'ho tirata fuori e l'ho usato subito, e questo è l'Erase Pest, ho sentito parlare da secoli di questo correttore, è un correttore in pasta, quindi cremoso, e devo dirvi che la fama che ha questo correttore se l'è meritata, perché è ottimo, è veramente fantastico, ok, io non ho grandissimi problemi di occhiaie, quindi però mi copre tutto perfettamente, è illuminante, dura tutto il giorno, non va nelle pieghette, lo uso sia sulla zona del contorno occhi che su qui ai lati del naso, fino agli angoli della bocca, e poi naturalmente sulle varie imperfezioni, lo stendo però con un pennellino, perché l'unica pecca di questo prodotto è che è difficile da prelevare, specialmente se avete le unghie lunghe, ti va a finire tutto sotto le unghie, è veramente fastidioso, quindi lo uso soltanto con un pennello, che è anche più igienico.
tecnico alla fine. Altro correttore che mi hanno spedito un sacco di prodotti per la base, volevo provare, avrete notato. Un altro correttore è il Boeing. Questo è, dovrebbe essere un pochino più coprente rispetto all'Erase Past ed è anche un pochino più secco come, come texture, quindi tra i due forse, se avete anche voi problemi con la pelle lucida così, in estate forse vi consiglierei il Boeing, perché come appunto come texture, come formulazione mi sembra un pochino più adatto, e anche questo molto molto coprente ed un pochino più rosato come, come sottotono. E poi ultima cosa che mi è arrivata, questa è la Big Easy Liquid to Powder, questa è praticamente una BB cream, tipo una crema colorata, però ha anche un fattore di protezione 35, che come fattore di protezione solitamente siamo sui 20-25, massimo 30, questo è 35 per i vari prodotti, intendo tipo BB cream, CC cream, fondotinta eccetera, questo è un fattore di protezione 35 che è molto molto alto. L'unica pecca di questo prodotto è che sì, già l'ho utilizzato questo prodotto ed è chiaro, è perfetto come colore. Il problema è il sottotono di questo prodotto, che è molto molto giallo, troppo troppo giallo per me, però è veramente un'ottima BB cream. L'ho usata, credo l'anno scorso la utilizzassi spesso, però appunto era un pochino troppo gialla per la mia carnagione, peccato, perché come stesura è invisibile, mi piaceva un sacco questa. Un'altra cosa della Benefit che mi stavo dimenticando di farvi vedere è quest'altro correttore. Questo è un correttore in stick e si chiama Fake Up ed è interessante per chi ha quel problema appunto del correttore che va nelle pieghette, oppure per chi ha la pelle molto molto secca, perché questo ha, è appunto uno stick, ma ha il correttore al centro e poi tutto attorno ha questo balsamo idratante che è veramente fenomenale se appunto se avete tipo rughette, micro rughette attorno agli occhi e a fine giornata, o magari utilizzate un fondotinta, un prodotto in polvere, che anche quello tende molto a far andare appunto il prodotto nelle pieghette. Questo è fenomenale e questo è tutto per la Benefit per adesso. Poi arriviamo alle cosine che mi ha spedito Lancome. Ero felicissima perché è stato il mio primo pacchetto Lancome e quindi sono anche molto orgogliosa di farvi vedere le cosine che mi hanno spedito, che sono quasi tutte, anzi sì, credo siano tutte cosine della nuova collezione estiva. La prima cosa sono questi ombretti Hypnose Stylo e sono gli ombretti appunto, sono dei matitoni con ombretto in crema, tipici matitoni, sono ottimi sia da usare così naturalmente come ombretti insomma in velocità, specialmente in estate quando magari non abbiamo voglia di fare un trucco super elaborato ma non vogliamo nemmeno mettere solo il mascara, perché almeno per me così non metto mai solo il mascara, devo almeno mettere, anche se metto non lo so, appunto un ombretto in crema color carne, però deve esserci, cioè ma è forse una fissa mia, però appunto questi sono l'ideale perché sono facili da stendere con le dita, non vi servono pennelli, li applicate e poi mascara e via, siete pronti. Poi mi sono arrivati tre blush, questa è la confezione, mi sono arrivati tre blush sempre di questa collezione, sono molto molto carini, anche il packaging è molto molto carino e sono appunto tre blush in polvere, sono molto molto pigmentati quindi vanno sfumati bene perché hanno un colore veramente veramente forte e sono ma sono appunto molto semplici da sfumare, vedo in realtà, e hanno una consistenza particolare perché sono in polvere ma una volta che vai a, a giocarci tipo hanno come una texture strana, quasi più in crema, non lo so, provateli nelle profumerie queste e poi swatchateli e fatemi sapere secondo voi come sono, ma sono appunto le colorazioni secondo me sono molto molto adatte a questa stagione e sono un rosa, un dusty pink, un arancio corallo e poi questo che è un pochino più scuro, un pochino più sul un color carne scuro, ecco diciamo. Poi c'è questa che è una palette di ombretti e si chiama Hypnose Palette Drama Eyes e i colori sono molto carini, se riesco a aprirla, eccola, i colori sono molto molto carini perché sono cioè tipo un dorato pesca, poi un dorato un pochino più chiaro e poi tre tonalità di azzurro che vanno appunto da un azzurro cielo ad un blu fino ad un blu scuro, ci sono anche pennellini, mi piace molto questa palette, so già che trucco fare con questa palette e anche il packaging insomma è l'intramontabile packaging Lancome che mi piace molto. Poi ci sono tre smalti, anche questi credo proprio facciano parte della collezione estiva e sono allora dei tre, quello che mi piace di più che poi si accompagnano molto molto bene alle restanti, ai restanti prodotti, la palettina, i blush, quello che mi piace di più tra questi tre è questo che è tipo un azzurro cielo bellissimo, ha forse un sottotono un pochino viola
devo provarlo questo, sono molto molto curiosa. E poi c'è anche questo che è tipo un arancio pesca ed un rosso corallo, quindi un rosso aranciato un pochino più scuro. Sono molto molto carini veramente questi colori, mi piacciono. E poi ci sono tre rossetti sempre di questa collezione, e due di questi sono molto simili ai colori degli smalti, tra l'altro uno è tipo un arancio pesca chiaro, l'altro è un rosso corallo un pochino più scuro e l'altro invece è un pesca, però vira un pochino più sul rosato, tipo un rosa. Questi sembrano molto forti come colorazione, ma in realtà sono traslucidi, hanno anche qualche mini brillantino, sono proprio dei rossetti estivi per la bella stagione, appunto, quando magari non volete stare lì sempre attenti a vedere se il rossetto sbava eccetera, anche perché col caldo è per forza che sbava. E quindi insomma queste colorazioni sono molto carine. E poi, ah no, di smalto in realtà ce n'era un altro, però questo è trasparente completamente, quindi lo userò più naturalmente come top coat che altro. Poi c'è questo che è un eyeliner, sembrava un comunissimo eyeliner, quando l'ho visto ho detto ok, sarà un eyeliner nero normale, invece è bianco, ma non è un eyeliner bianco qualsiasi, questo è proprio bianco latte, bianco neve, si vede un sacco. Devo assolutamente usare questo in un tutorial, lo vedrete prossimamente perché mi ha incuriosito un sacco questo prodotto, è molto molto particolare così. E poi altro prodotto che c'è, che non so dirvi che cosa sia, che cos'è, vediamo. E ecco, è questo un eyeliner invece, interessante questo scovolino, questo pennellino, perché non è rigido, ma non è nemmeno nemmeno un pennellino, molto particolare, devo provarlo. Questo è appunto un eyeliner nero, quello che pensavo fosse l'altro. E altra cosa che mi hanno spedito, gigantissima, e questo è tutto questo packaging, ma è soltanto il mascara, il nuovo Hypnose mascara, appunto, anche questo probabilmente lo userò in un tutorial. E sì, e questo è quanto per Lancome. Poi, misto di altre cosine che ho preso a Londra e che mi sono arrivate, questo è il Pure Essential, io non lo so pronunciare veramente, cioè voi che sapete parlare francese ditemi come si pronuncia questo prodotto, non lo so, ma so che mi piace molto, l'ho già utilizzato e me ne hanno spedito un altro perché l'altro è finito, appunto. E questo è tipo uno spray anticellulite, ma quello che mi piace di questo prodotto più che altro è questa, che è una ventosa massaggiante che è pazzesca veramente, cioè provatela se avete occasione, e serve appunto per massaggiare questo prodotto anticellulite. Io mi sono trovata molto bene con questo prodotto, è praticamente un olio secco, ha degli oli essenziali, quindi è un buonissimo profumo ed è molto piacevole insomma da utilizzare. A Londra sono passata allo stand Barry M. Come sapete Barry M è un marchio low cost, però ha veramente dei prodotti di alta qualità, mi piace molto come brand in Italia e anche qui in Olanda, credo si trovi soltanto online, ma se passate in Gran Bretagna, negli UK, anche credo in Irlanda, e trovate le profumerie che si chiamano Boots, date un'occhiata al stand, al brand Barry M. Naturalmente mi sono fiondata sugli smalti, in realtà non è che siano granché eccezionali questi acquisti, perché ho preso solo questo che è tipo un color menta, ma mi è piaciuto un sacco. E questi della linea Jelly hanno un finish molto gel, quindi molto lucido, mi piacciono molto. E poi ho preso i colori più noiosi possibili al mondo, uno bianco e uno nero, ma finisco tutti gli smalti bianchi e neri, perché i bianchi li uso spessissimo, i neri li uso spessissimo, e quindi mi ritrovo sempre ad avere un sacco di smalti colorati ma non in bianco e nero. Lo so, questi sono vari problemi nella vita. Poi, altra roba che ho preso, sempre nella stessa profumeria a Londra, avevano anche lo stand Sleek, e quindi, allora, amo i rossetti Sleek, però di opachi non ce n'era nessuno nuovo che mi potesse interessare, a parte quelli che ho già, e quindi ho preso questo che è un gloss, però anche questo è ad effetto matte. La Sleek ha veramente molti prodotti matte per le labbra, e questo è appunto una lip cream, quindi una crema per le labbra, però è opaca, è fantastico questo colore, è nude, sta benissimo con tutti i tipi di trucco, da quello più scuro a quello più naturale, è fenomenale. Devo usare questo prodotto in un tutorial e farvelo vedere applicato veramente. E poi altra cosa, sono passata allo, e questa in realtà è appunto la busta di quel negozio, sono passata allo stand NARS, e lì c'era una ragazza che mi segue, quindi è corsa subito da me a salutarmi, ci siamo fatte la foto, anche mi sembra insomma carinissima, quindi lei mi ha aiutato per tutte le robe che stavo cercando, che in realtà non erano tantissime, adesso vedremo. E quello che stavo cercando allo stand NARS erano questi due prodotti, e sono una matita labbra di un colore arancio, proprio arancio arancio puro, cioè arancio non fluo ma un vero arancio, ci avete presente, ecco. E poi altro prodotto che stavo cercando era questo, che è tipo un matitone per le labbra, questo è proprio un rossetto per le labbra, non sono opachi, ma questi due colori assieme li avevo visti
in una foto di un makeup artist che stava facendo il trucco di una modella per una sfilata. Mi sono innamorata letteralmente di questi due colori assieme sulle labbra. Altra cosa che dovete assolutamente vedere in un tutorial, cioè veramente. Altro prodotto che ho preso e che mi mancava perché avevo finito, non ce l'avevo da un sacco, e questo è il Fit Tea. Non c'entra molto con tutti i trucchi vari. E questo è un tè, a me piace molto per il sapore che ha, un sapore molto fruttato, molto buono, ma è sostanzialmente un tè che promette di farti perdere qualche taglio, quindi va benissimo nelle diete eccetera. Io però lo bevo a parte perché mi piace il sapore, ma perché è antiossidante, quindi insomma fa bene, è buono e lo bevo con piacere. Sapete che sono un amante dei tè. Poi da Too Faced mi sono arrivati questi blush che vi giuro, cioè ditemi se non sono i blush più belli che voi abbiate mai visto, sono troppo carini. E sapete che cosa mi ricordano con queste confezioni così in plastica a forma di cuore? Vediamo se qualcuno di voi indovina dai giocattoli degli anni 90, tipo fine anni 90, se vi ricordate. A me ricordano un sacco i Polly Pocket. Io avevo un Polly Pocket, se sapete che cosa sono i Polly Pocket, scrivetelo nei commenti, vi amerò per sempre. E io avevo un Polly Pocket che era molto simile a questo, come packaging, e c'era appunto la scritta Polly Pocket, proprio color oro, vabbè. Cioè, torno bambina io in questi video, però sono tantissimi, hanno un sacco di colorazioni diverse. Mi piacciono perché i colori sono molto carini, sono molto attuali, molto vivaci. Poi mi hanno spedito questa palette che è una delle palette più carine dell'ultimo periodo, come packaging, voglio dire, con questi cuoricini eccetera, ma le colorazioni sono un po' più autunnale, perché questo questa, se non sbaglio, è proprio una palette della collezione autunnale, ma anche i cuoricini, se non sbaglio, erano della collezione autunnale, anche se mi sembrano un pochino più estivi, non lo so, ditemi voi, a me sono un pochino più estivi, ma questi sono appunto degli ombretti autunnali, sono splendidi, ho già visto dei make up in giro fatti con questa palette e sono qualcosa di fenomenale, la userò e vedrete. Poi dentro c'è anche questa che è una matita, che ha una vita proprio, questa è una matita nera, scura, waterproof. Poi potevo non passare a Londra da Victoria's Secret, che ce n'è uno gigantissimo lì in centro, non potevo assolutamente, però vi devo dire la verità, allora, alcune cosine io ve le faccio vedere, ma altre, cioè i capi intimi che io acquisto, vi giuro, io ci ho provato a fare questo video già, ho provato a farveli vedere, stessa cosa anche l'anno scorso, mi ricordo quando sono stata a New York, ma io non ho veramente il coraggio, cioè non mi ci vedo a farvi vedere i miei reggiseni, cioè vi giuro, non ce la faccio proprio in videocamera, ma vi farò vedere le altre cosine che ho preso, perdonatemi, ma ho preso questa che è una cover per il cellulare, è leopardata ed ha il logo Victoria's Secret dorato. Mi piacciono molto le cover di Victoria's Secret ed è uno dei pochi negozi che ha cover per l'iPhone 6, che veramente, cioè non le trovo da nessuna parte. E poi altra cosa che ho preso, questo l'ho preso in aeroporto quando stavo tornando, perché tenevo d'occhio questa sciarpa da un sacco e finalmente mi sono decisa a prenderla. Sto guardando se c'è altro, no, non ho preso altro, ma mi hanno dato tipo 10 kg di carta. E ho preso questo che è un foulard, anche questo l'ho guardato, evidentemente sono un po' fissata con il leopardato, mi sto rendendo conto adesso. E questo è appunto un foulard, l'ho guardato, e poi ha la scritta, non so che cosa ci sia scritto, ma c'è una scritta, ecco, ci sarà scritto Victoria's Secret logicamente, e c'è la scritta rosa, insomma, l'abbinamento rosa e leopardato mi piace un sacco, questo mi piaceva un sacco, mi piacciono un sacco i foulard leopardati, e quindi l'ho preso. E questo è tutto, veramente non me la sento di farvi vedere il resto perché non mi ci vedo proprio, capitemi. Poi sono passata da Chanel anche e a Londra e ho preso due cosine. Allora, questo è in realtà make up e sono due smalti. Sono gli smalti usciti con questa collezione, ce n'era anche un altro, un azzurro, tipo un turchese, più o meno come il mio vestito, mi sono pentita un sacco di non averlo preso, quindi può essere che io ritorni a prendere anche quello. Nel frattempo ho preso questo che si chiama Terrana ed è un marroncino bronzato con dei micro glitter, molto molto carino questo, me l'avete già visto indossare. E poi c'è questo che è lavanda, sì, vi ho messo la foto su Instagram di questi due colori e vi era piaciuto molto quello viola, devo dire piace molto molto anche a me, anche se come non tutti, ma alcuni smalti Chanel quando li vedi nella boccetta dici cavolo che figata, quando li applichi dici è figo, ma pensavo fosse più figo, capitemi? E questo è uno di quelli. Mi piace molto di più nella boccetta che indossato, mentre l'altro mi piace più indossato che nella boccetta, se ha un senso. E poi, per ultimo, ma non per importanza, ho tenuto questo che è un mega regalo, autoregalo che mi sono fatta a Londra da Harrods.
cercavo questo bracciale. Voi, allora, tutti i miei haul veramente, cioè se c'è qualcosa tipo Chanel o roba del genere, io vi faccio sempre questa premessa, ma è così. Ho cercato questo bracciale, perché è un bracciale, adesso l'avete capito, ho cercato questo bracciale da un sacco di tempo e l'ho trovato finalmente a Londra. Era taglia small e tipo nessuno riusciva ad indossarlo. La commessa me l'ha portato già sicura, tipo, ecco, te lo faccio vedere, ma vedrai che non ti entrerà. E mi è entrato. No, in realtà era simpaticissimo, mi ha aiutato. Però mi è entrato ed era tipo l'ultimo. C'era anche l'anello uguale, identico, e mi sono pentita di non averlo preso perché era splendido. Adesso non lo ritroverò mai più probabilmente, qui adesso non c'è niente nella boutique. Ed è appunto questo bracciale con la doppia perla, una piccolina, una un pochino più grande, e al lato, quindi non si vede in realtà il logo quando lo indossi, soltanto al lato c'è il logo Chanel, anche questo dorato. Questo bracciale l'ho adorato, appena l'ho visto sono impazzita veramente. In realtà ho visto uno simile e ho chiesto alla commessa se aveva questo, quando mi ha detto di sì, cioè non ci ho visto più veramente. E quindi questo è stato in realtà il mio piccolo grande acquisto londinese. Ok ragazze, questo per oggi è tutto, vi ho fatto vedere tutti gli acquistini, le cosine che mi sono arrivate ultimamente. Ho qualche altra cosina da farvi vedere, ma questo video sarebbe stato lungo tipo 10 ore, quindi meglio trattenersi, ok? Calma. E niente, questo è tutto, io vi mando un bacione, scusatemi se sto facendo non tantissimi video come al solito, ma questo periodo è stato veramente il periodo più incasinato tipo della mia vita. E niente, un bacione ragazze, a prestissimissimo, ciao.